altro. Ah, eccola. Dovremmo essere in diretta, forse, che dici? Ah, sì, secondo me sì. Aspettiamo qualche Dai. minutino per vedere se si Se collega si collega qualcuno. qualcuno siamo in diretta. Messaggio? Ecco, zero. Pian piano arriveranno a vederci. Tanto buonasera Sì. per Per chi vedrà poi. Eccolo, chi vedrà poi. Da reminiscenza. già. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Siamo qui. Eccoci. Vediamo intanto i Sì, stiamo primi. aspettando che. Solo qualche minuto e poi iniziamo. Qualche minuto, un minutino e poi iniziamo. Io butto un occhio anche sul cellulare, così siamo collegati ovunque. Vediamo. Allora, ci siamo. Vabbè, intanto direi di siamo a quattro, intanto iniziamo. Sì, Allora, assolutamente buonasera sì. dal laboratorio turistico Reminiscenza, da Leonora. Eccoci Francesca? qua. Ormai ci abbiamo preso gusto con queste interviste dirette, siamo troppo contente e penso che ne faremo tante. Sì. Prima di iniziare con l'ospite di questa sera, però volevamo dire che a breve abbiamo avuto oggi la nuova idea, perché ogni tanto ce ne scappa fuori una, nelle Certo. pillole di spiritualità. Di spiritualità, sì. Quindi ci saranno delle mini dirette che vi pubblicheremo nell'arco della settimana, dove troverete poi. Eccola, grazie Anas che non ci sta, ma ci Ciao! sta. E questo mostra, tiec, eccola la nostra Anastasia che questa sera Sì, non può essere con noi, ma dalle però prossime ci sta con sarà. noi. E quindi faremo queste pillole di spiritualità in cui racconteremo delle informazioni, dei trucchetti, però con Daremo delle mie. proveremo a dare dei consigli Sì, io un quarto pratici. d'ora che ve le vedete, tutte le Sì. dirette, le interviste il giorno dopo le troverete sul canale YouTube. Esattamente. E niente, siamo così contenti questa sera di essere il nostro special guest. Tantissimo, Sì, tantissimo. come lo dobbiamo presentare? Io ce l'ho un'idea. Io ce l'ho Là un'idea. sotto, andiamo, andiamo, andiamo. Eccolo! Eccolo, è lui con noi dall'internazionale. È qui. Siamo pronti. E Internazionale da Latina con furore sempre. dalla provincia di Latina. Oltretutto, guarda. Che poi, voi non lo sapete, però io e Emiliano, poi alla fine, poi quando ci siamo conosciuti e altro, abbiamo scoperto che siamo quasi vicini di casa, nel senso che tra casa mia, la mia casa dove c'è proprio il mio appartamento e casa sua, distano veramente pochi chilometri. E Sì, non ci siamo mai. 10 minuti di macchina Sì, fondamentalmente. praticamente, vigna vigna, proprio detta vigna vigna. Sì. Beh, ciao ragazze, ben trovate. Oh, che bello. Bentornato in mezzo a noi. Mi è diventato Grazie mille ormai a un voi. membro della famiglia di Reminiscenza. Assolutamente. Proprio veramente una grande famiglia che si sta allargando e lui adesso sta iniziando a venire sempre più spesso da noi. Siamo A sempre più rompere le felici. scatole praticamente. Sì, ma è anche molto acclamato perché poi ogni qualvolta che tu ci tieni un workshop, poi abbiamo. Ecco Olga! Ciao Ciao Olga, Olga! ciao a tutti. Facciamo un saluto generale a chi ci Saluto vedrà anche in generale. secondo momento, Però che è presente. Olga è una ragazza, perdonatemi, l'ho invitata questa mattina, è una nostra cara amica, Sì. una grande strega, se vogliamo. No, se vogliamo, una grande strega, una bellissima donna peraltro. Ed ho detto, dai Olga, dai, partecipa, dai, vedrai che. Dice, guarda, Fra, io stacco da lavoro, mi rilasso, però io alle 21 ci sarò. Eccola E qui. eccola. Allora, grazie mille per Tesoro. esserci, Olga. Grazie davvero. Sì. Veramente sono contenta che vi conosciate, che ti conosca. Allora, Bene. iniziamo subito, dai. Parlaci un po' di temi, raccontaci. Raccontaci Questa è di te. proprio, credo, la domanda che più spinosa di sempre, praticamente.
dalla quale sempre poi si parte. Beh, permettetemi però prima veramente ancora di ringraziarvi per ospitarmi ormai in tutte le salse, virtualmente, dal vivo, sui social, in presenza, proprio ormai ci troviamo in ogni luogo e in ogni dove, quindi è sempre un piacere per me. Questo è stato un incontro sicuramente non casuale, un incontro importante, ecco, ve l'ho scritto anche in privato più volte. Il fatto di trovare qualcuno che ti apre le porte di casa sua non è mai scontato, soprattutto quando ti dà modo di metterti in gioco fondamentalmente, no? Di ti lancia una sfida, e voi, insomma, avete ci siamo imbarcati insieme in questa avventura, e per me siete delle compagne di viaggio tutte e tre, perché c'è anche Anastasia che ci sta guardando, veramente importanti, e vi ringrazio di cuore per tutto quanto, ma già lo sapete. Aspetta. Sì, che è successo? Noi adesso, prima che ci inizi a parlare di te, noi chiudi un attimo gli occhi. Chiudi. Non li aprire, Abbiamo studiato un abbigliamento ad hoc. Ecco, vai, io direi che li puoi aprire. Vai. No, però adesso ne voglio uno anche io, però. Ti sembra facile? Cioè, studiamo bene l'abbigliamento, come dite. Siete fantastici, proprio. Adesso dovrete stare tutto il tempo così, sappiate. Certo, no, vabbè, abbiamo anche gli scialle, però fa un po' caldo, quindi si lava. Beh, veramente è un dettaglio azzeccatissimo. Ciao, ragazzi. Senti qua, ecco la nostra Anna. Ma questa cosa mi piace tantissimo, perché credo, ecco, voi mi avete chiesto, parlaci un po' di te, chi sei? Credo che la vostra immagine renda perfettamente l'idea di chi io sia, perché quando c'è questa libertà nell'esporsi così davanti a qualcuno, è perché ci si sente estremamente a proprio agio, fondamentalmente. E quindi lo sapete che io sono sempre una persona estremamente sorridente, giocosa, spiritosa, quindi credo che queste immagini sia l'introduzione perfetta per raccontare un po' chi sono. Per dirla poi invece un po' più nel dettaglio, appunto, sono Emiliano Russo, gestisco il portale dell'Almanacco delle Streghe da giugno del 2020, sono un iniziato del Tempio di Ara, un iniziato in formazione del Tempio di Ara, tra l'altro ricorre proprio ieri il mio anniversario di iniziazione, è quello di tantissimi dei miei compagni e delle mie compagne del Tempio di Ara. Oggi ho visto che lo abbiamo ricordato in tanti, è stato un momento importante anche quello. E tengo da marzo 2021, dei percorsi che io chiamo di crescita magica e personale, se vogliamo. Fino ad ora sono stati percorsi a causa della pandemia, appunto, che si sono svolti sempre online, e quest'anno invece per la prima volta, grazie appunto alle tre streghe di Reminiscenza, avrò modo anche di poter portare uno di questi tre percorsi, quello un po' più articolato, non voglio dire articolato, ma sicuramente un po' più complesso su alcuni punti di vista. Ho la possibilità di poterlo portare online, di poterlo portare dal vivo, di poterlo offrire dal vivo e in presenza. Quindi per me è veramente, significa aggiungere uno step in più anche a quella che è la mia crescita e la mia formazione. E quindi è, secondo me, un bellissimo traguardo raggiunto, che però non è un punto d'arrivo, ma solo un nuovo punto d'inizio. Che altro vi racconto? Ditemi. Se vuoi, io ho una domanda. Sì. Che penso possa riguardare la stragrande maggioranza delle persone che magari amano questa tipologia di percorso, no? Mm-hmm. Nella vita quotidiana, no? Quella di tutti i giorni, tu come manifesti quella parte magica che è in te? Diciamo quella parte strega, detto tra noi, che ci piace dire, no, siamo streghe, c'è questa parte strega, ma in fondo sappiamo che si parla di magia e di amore, mm-hmm, in funzione, mm-hmm, massima.
Quindi, oh, cosa fai tu nel quotidiano per portare proprio quell'essenza magica che tu studi tantissimo? Cioè, io ho notato che tu hai veramente approfondito molto, hai fatto molta ricerca, non hai solo letto libri a pappardella, messi lì, sottolineato, e poi trai da una frase, un'altra frase, una lettura verticale del foglio, vai, ammucchi tutto e scrivi qualcosa, no? Ma, sai, questo fa anche un pochino parte del mio background, perché io ho incontrato il mondo della stregoneria, il mondo della Wicca, che ero un adolescente, avevo 15 anni. E, sì, è vero che da adolescente ho fatto le mie prime esperienze, se vuoi, fallendo, ovviamente, anche magiche, eccetera. Però è pur vero che per tanti anni, soprattutto negli anni dell'adolescenza, appunto, figlio di una società che comunque ti inculca nella testa alcuni dogmi, alcune convincimenti, eccetera, per tanto tempo il mio percorso da adolescente è stato un percorso soprattutto teorico, cioè mi sporcavo le mani, ma non così tanto, avevo paura fondamentalmente di quella che era proprio poi l'essenza della magia, della stregoneria, eccetera. Quindi ci ho messo un po' a tutti gli effetti proprio per riuscire poi a portarle, a viverla nel concreto. Per tanti anni, per un bel po' di anni nell'adolescenza, la magia è stata per me questa grande essenza teorica, se vogliamo, e quindi ho divorato libri su libri su libri, perché mi sembrava che riuscivo a sapere e a conoscere, più avevo modo appunto di superare quelle paure che magari possono caratterizzare qualsiasi neofita che si avvicina per la prima volta un po' alla stregoneria, alle arti magiche, o anche ad un percorso come quello sulla luna oscura, che appunto, come vedremo, esatto, più avanti, ha a che fare, sì, con delle tematiche che possono un pochino di primo impatto spaventare o far tirare indietro, no? Sì. Però, premesso questo, da quando poi ho iniziato a 4-5 anni fa il mio percorso, parlo di 4-5 anni fa perché chi mi segue lo sa, io non ne ho fatto mai mistero, per tanti anni c'è stata una crisi nella mia esistenza, nella mia vita, dove appunto non ho più praticato nulla, dove ho messo tutto da parte, eccetera, fino all'incontro appunto con il Tempio di Ara, che ha riacceso invece quella miccia. Ero ormai più grande perché ero alle soglie dei 30, avevo da poco superato i 30, quindi una visione anche più consapevole, più adulta, certo, se vogliamo. Certo. E questo, diciamo, mi ha portato a vivere quindi nuovamente la magia, direi in primis proprio come ci insegna Phyllis Curott, che noi nel Tempio di Ara la prima cosa, diciamo, che ci viene proprio detta e trasmessa, il primo insegnamento che ci viene trasmesso è che viviamo in un mondo sacro e per tale motivo ci comportiamo in modo sacro. Quindi diciamo che io spero di riuscire a fare del mio meglio nel rendere sacro ogni passo, ogni gesto che muovo nella mia vita quotidiana, cercando veramente di fare del mio meglio in tutto e per tutto, accompagnato poi, se vogliamo, anche più magicamente da tutte quelle che possono essere le mie pratiche di devozione quotidiana verso gli spiriti alleati, piuttosto che verso le divinità patrone, celebrare le lune piene, gli esbat, osservare il percorso stagionale, quindi la celebrazione dei sabbat, eccetera. Ovviamente però la vita non è fatta solo di questo, perché conduciamo tutti anche delle vite estremamente normali, e diciamo che secondo me per vivere una vita da strega bisogna, userò un termine che mi piace tantissimo e che è anche la chiave un po' di un altro dei miei percorsi e di una profonda ricerca che conduco ormai da qualche anno, bisogna sempre camminare sul limine, cioè su quel confine tra il mondano e il magico, e per me una strega è questo, chi vira a cavallo tra la realtà e la magia. Ti faccio una domanda, vediamo se dimmi. Abbiamo capito che tu hai fatto questo percorso, hai fatto la tua esperienza,
mi fai capire solo una cosa: come hai sentito che stava nascendo, che la strega dentro di te voleva manifestare? Cioè, se ti va di raccontarci come è nata la strega dentro di te, come si è manifestata? Perché da quello che ho capito c'è stata una gestazione, cioè non si è manifestata subito, quindi è come se in te fosse cresciuta, gestata, c'è stata una gravidanza, tra virgolette, e poi è nata proprio questa strega la che ha detto... è rimasta però... Per me sia un po' un simbolo delle streghe ultimamente. È quello, capito? Che stiamo partorendo le cose, capito? Come è nata questa strega? Nel senso, cosa, come hai capito che dovevi dar voce a questa strega? Tant'è vero, allora, la voce di una strega. Sì. Faccio una piccola premessa, un piccolo disclaimer che forse non c'entra niente, però è un concetto che io ci tengo a ribadire, che forse farà storcere il naso a tante persone, ma io non mi pongo mai il problema di quando le persone storcono. Neanche noi, nemmeno noi, guardaci. È ovvero che io credo fermamente che la stregoneria non sia assolutamente una pratica elitaria o un sentire elitario, ma che sia un qualcosa che tutti possono assolutamente incontrare, abbracciare e sposare. Per me c'è una strega nascosta che dorme in ciascuno di noi, quindi sta solamente a noi decidere se entrarci in contatto, rivendicarla e portarla alla luce oppure farla rimanere lì. È una scelta del tutto personale, ma credo che tutti veniamo al mondo con le capacità e con il potenziale per essere streghe. Fatta questa premessa, sì, sicuramente io ho dei ricordi sin dalla primissima infanzia del mio amore per la magia, proprio per le streghe in realtà, non tanto per le fatine tutte colorate, proprio per le streghe. Ricordo che ero proprio piccolissimo, nelle mie mani tutto si trasformava in una bacchetta magica, dall'ostura lavandini a qualsiasi altra cosa. Mia mamma mi racconta ancora di quando appunto a pochi, forse 5-6 anni, venni ricoverato in ospedale per non ricordo quale cosa, e chiesi come dono a papà, come regalo in ospedale, una scopetta. E nel giro di 2 giorni c'era l'intero reparto di pediatria pieno di bambini che cavalcavano queste scopette. Quindi cioè, hai lanciato anche una moda, tra l'altro. Esatto, sempre un trascinatore di folle. Sempre, sì, infatti, un trascinatore di folle, però. Sicuramente poi il contatto più profondo è arrivato durante l'adolescenza, appunto, quando ero alla ricerca di me stesso, della mia identità, e se vogliamo vederla da quest'ottica, sotto un'ottica più archetipica, se vogliamo, se vediamo la strega come la grande emarginata, la grande minaccia, colei che doveva essere bruciata sul rogo, io nell'adolescenza combattevo con un'altra strega che era all'interno di me, che era appunto magari quella inerente l'identità sessuale, eccetera, che era ugualmente qualcosa da mettere a rogo, da bandire, da temere, che non poteva essere integrato nella società, eccetera. Quindi sicuramente da lì un po' le due cose si sono fuse, questi due sentire si sono fusi, perché essere strega è fondamentalmente un'inclinazione del cuore, se vogliamo, quindi è un po' la stessa cosa. E da lì appunto questa ricerca continua della propria identità. Non a caso gli antichi ci dicono che sull'oracolo di Delfi l'iscrizione che era presente era proprio: uomo, conosci te stesso e conoscerai il mondo e gli dèi. Io credo di aver iniziato lì appunto ad andare alla ricerca di me stesso, proprio per incontrare il mondo, gli dèi, le streghe, e iniziare questo lungo processo di gestazione, come l'avete proprio chiamato, fino a rivendicare e ad abbracciare finalmente quella strega che difendo oggi a spada tratta, che non temo assolutamente di portare alla luce, e questo vale per tutte le accezioni di strega presenti nella mia vita, ci tengo a sottolinearlo, cioè proprio a non aver vergogna di ciò che si è, ma anzi a difenderlo, a portare la propria luce nel mondo, ecco, e far sentire la propria voce di strega. Sì, comprendiamo perfettamente, perché infatti
la stessa cosa, la stessa forma di autoconsapevolezza, penso l'abbiamo pienamente raggiunta anche noi. Anche la figura di Anastasia, che c'è ma non c'è, però c'è. Anastasia, fatti sentire. Sì, perché poi noi addirittura ci troviamo nella vita a fare proprio tutt'altro. Sì, certo. E comunque a portarlo avanti nello stesso in parallelo e con amore anche quell'altro genere di assolutamente di personale, di percorso. Quindi sì, volevo soltanto che tu ci dicessi questo, ci dicessi questa cosa riguardo la tua vita, proprio per togliere proprio quella resistenza che c'è in molte persone, perché lo sento, perché ci siamo abituati. Vabbè, ma adesso che mi metto a fare, ma insomma, la gente che mi sente, le persone che mi vedono, c'è veramente tanta resistenza in questo, no? Perché immaginavo tutti con col calderone, naturalmente, con che peraltro viene utilizzato, non è che sta lì per testimoniare, cioè, quello viene utilizzato. Però voglio dire, poi quelli sono percorsi di autoconsapevolezza, non è che noi no, cioè veramente impugniamo la nostra volontà sulla volontà, cioè nell'immaginario collettivo, no? Se noi avessimo appunto il potere di fare qualcosa, faremmo cose molto più serie e molto più come cioè agiamo sulla nostra magia, su quella che ci abbiamo intorno. Non è che noi costruiamo pozzi d'acqua in Africa, no, come certo. Ci farebbe piacere fare, anche se il mondo, se fosse un po' più magico, probabilmente si arriverebbe anche a questo. No? Sì, diciamo la magia era un amore. Che il primo step è proprio quello di, poiché appunto fra i vari principi nei quali crediamo c'è il come sopra così sotto, come dentro così fuori, agiamo su noi stessi nella speranza di agire proprio per ciò che c'è là fuori, fondamentalmente. Quindi iniziamo sicuramente a migliorare il nostro sé con la speranza che questo crei un effetto farfalla e vada a riverberarsi appunto tutto intorno a noi. Sì, perché poi scoprire quella tua parte strega, quella tua parte, ti permette proprio come sono la luna, di vedere la tua parte ombra e la tua parte luce, di essere oscurata e illuminata. Ma farlo nel quotidiano, quindi essere strega non vuol dire più fare cose segrete, è anche proprio uno stile di vita, diventa sì, un modo di essere e di affrontarsi e di viversi con consapevolezza. Cioè, sì, oltre al modo di essere, direi che è proprio anche un modo proprio di fare, cioè non è tanto ciò che è, ma è quello che fai, perché in realtà è facile dire io sono strega. Più difficile è dire, è fare la strega, cioè agire secondo quella chiave, se vogliamo, no? Quindi è questa fondamentalmente la differenza. Bene. Hai un blog, una pagina che si chiama L'Almanacco delle Streghe. E è molto... Qua c'è Anastasia, che la pubblichiamo prima di andare avanti. La nostra magia è esserci con un cuore. E così si arriva con il cuore. No, arrivare con il cuore. Niente, non riesco a leggere. Se vedi che comunque... È dislessia, però va tutto bene. Sì, vabbè, quello lo so, perché mi conosce. Ok, parlavamo appunto dell'Almanacco delle Streghe. Raccontaci, perché noi siamo già tutti tue, ci siamo conosciuti grazie anche a quella pagina, cioè, diciamo che è stato lo strumento che ci ha fatto incontrare, anche se in realtà l'incontro era molto già segnato. Sì. Però, parlaci un po' di questo tuo blocco, di questo tuo modo di raccontarti. L'Almanacco nasce nel giugno del 2020. Penso che il 2020 sappiamo benissimo che anno sia stato, un anno tremendo per tutti noi, un anno che ci ha portato via tanto, ma e appunto io sentivo il bisogno di non farmi portare da tutto, perché in un certo qual modo stava succedendo questo. Io appunto avevo ritrovato la mia spiritualità ormai da un paio d'anni, e questo è avvenuto proprio tramite il Tempio di Ara, che essendo io appunto vicino a Roma, che è uno dei centri attivi dal vivo del Tempio di Ara, ho avuto la fortuna quindi di poter frequentare sempre in presenza
le iniziative del tempio, i corsi di studio, le celebrazioni, eccetera. Con la pandemia, ovviamente, tutto questo non è stato più possibile. E quindi ci siamo ritrovati tutti online, a barcamenarci con questa modalità online, che ad oggi siamo assolutamente più pratici e forse pure più abituati, eccetera. Ma all'inizio è stato sicuramente un duro colpo. Ed io sentivo in un certo qual modo che mi stavo impigrendo dal punto di vista proprio della ricerca, dello studio, della pratica, degli stimoli. Quindi avevo bisogno di qualcosa che mi spronasse a non fermarmi, ad andare avanti, a continuare ancora a camminare sul sentiero della strega. E allora ho detto, ok, mi apro una pagina in cui inizio a scrivere, ad andare alla ricerca di argomenti che trovo interessanti, e li metto lì per creare una sorta di libro delle ombre virtuale, ed ho iniziato a fare questo, ma del tutto inconsapevole della risonanza che questa cosa potesse avere nell'etere, appunto. Non ero, e forse tuttora non ne sono cosciente, proprio perché non è mai stato quello lo scopo, fondamentalmente. Non era fame di fama, ma era proprio fame di sapere, fame di conoscenza, fame di condivisione, fondamentalmente. Cioè, io trovo questa cosa interessante, la condivido con voi, vediamo se pure voi la trovate interessante. E questo ha generato veramente un qualcosa, ha lanciato un incantesimo che... Siamo tantissimi a seguirti, hai tantissimi followers, perché su Instagram siamo davvero moltissimi, tu lo dico io. Quasi 13.000. Sì, è una roba, 12.800. Sì. Poi hai anche il canale Telegram, che io trovo interessante. Pazzesco, sì. Il canale Telegram. La pagina Facebook, che è stata proprio la primissima cosa che è nata. C'è il sito che è diventato poi fondamentalmente l'archivio proprio, no? Quindi dove si trova diciamo, organizzatissimo, perché poi dietro tutto questo c'è un grande lavoro dietro. Veramente, sì. Dall'effetto di sfogliare, cioè, veramente fatto bene, perché poi bisogna che sia anche intuitivo, e certo, di questo ringrazio veramente Valentina e Nicola, che sono i due web designer che lo hanno concepito, e mi sono stati dietro fino alle 2 di notte. Sì, è fatto molto bene, c'è tanto. Poi ecco, appunto, il canale, perdonami, anche YouTube, cioè, vero? Io sono un po' scevra da... No, YouTube, c'è un canale YouTube, ovviamente, perché carico le registrazioni dei percorsi, eccetera, però YouTube, io lo dico sempre, e ne approfitto per salutare invece la mia amica strega YouTuber, che è Lui Channel. Quando le persone mi Channel, dicono... io la seguo, mi piace un casino, quindi anzi la saluto, non credo che stasera ci sia. No. Non lo so. Poi c'è Chiara che dice altro, mi era sfuggito il canale Telegram, provvedo subito. Sì, Chiara, perché è spettacolare. Non si può fare a meno di te. Guarda, da certe dritte, guarda, veramente è bellissimo. E quindi quando mi hanno chiesto, ma perché non apri un canale YouTube, eccetera, io ho sempre risposto che a tutti gli effetti non è quello il mio modo di comunicare, non è quello il linguaggio che mi fa sentire a mio agio, okay, ma è proprio invece quello della scrittura, tant'è che io mi definivo l'antisocial, proprio perché sono stato forse uno dei primi che pubblicava sti pipponi lunghissimi sopra Facebook, che uno dice, ma chi se li legge? Ma a me non è mai importato, perché ho sempre pensato, li leggerà chi ha voglia di leggerli, fondamentalmente. E così è stato. Assolutamente. Volevamo chiederti poi di parlarci. Facci vedere la tazza? La tazza, davvero? Perché ovviamente una strega ha cura e dettagli. Oh, chi è? C'è. Sì, volevamo chiederti di parlarci del percorso che terrai in presenza qui a Reminiscenza, dove abbiamo già raggiunto un bel gruppetto e siamo tanto, tanto, tanto felici di questo. Naturalmente, però, abbiamo pensato di tenere le iscrizioni aperte ancora per un po', perché in presenza noi abbiamo sfidato il tempo e la sorte e tutto, perché abbiamo aperto in pandemia, quindi voglio dire, facevamo
i corsi in presenza in pandemia con i tamponi alla mano e le mascherine. Quindi proprio una roba. Perciò abbiamo voluto portare in presenza, perché in presenza è bellissimo. Sì, è proprio diverso. Cioè, è proprio una roba... Abbiamo fatto una celebrazione di Ecate, che è stata una, ne pare un paio invece. Ah, una addirittura il 13 agosto. Eh sì. 13 agosto. E non eravamo convinti, e invece abbiamo avuto adesioni e siamo stati qui il 13 Ecate agosto. Tempestaria. È stata bellissima. Quindi raccontaci un po'. Sì. Cosa faremo? Un po' di luna oscura? Certo. Cosa faremo? Okay. No. Cosa faremo? Dai, una piccola anticipazione, sì. Incentivare un po' curiosità, che dici, qualche curiosità, dai, anche le persone che si sono iscritte, certo, perché siamo curiosi noi, in maniera oscura. No, ma diciamo che appunto questo è anche un bel banco di prova per me, nel senso che un conto è stato appunto fare il percorso online, un conto adesso è portarlo in presenza, proprio perché in presenza riuscirò ad unire tutta quella che è la parte teorica a una parte più rituale, che per carità è presente anche nel percorso online, ma è più individuale, se vogliamo, no? Nel senso che poi ogni persona iscritta se lo smazza da sola, tutta la parte rituale. Invece la possibilità di avere una sede, un punto fisso come reminiscenza, e la possibilità di poter avere un gruppo di lavoro vero e proprio con cui operare, ci dà modo di metterci alla prova tutti quanti, perché la cosa bella di un percorso magico, secondo me, è che io premetto che rifiuto qualsiasi appellativo di maestro, insegnante, guru, io non devo insegnare niente a nessuno, fondamentalmente porto semplicemente quella che è la mia esperienza, e mi auguro anzi che le persone che io vado ad incontrare lungo questo percorso possano arricchire la mia esperienza proprio grazie a questo confronto, e quindi magari da uno scambio, da una cosa, si possano instaurare quei click nel cervello che magari in primis a me fanno dire di questa cosa non l'avevo calcolata, questa cosa non ci avevo pensato, può essere uno spunto per... Quindi dal mio punto di vista un percorso deve essere arricchente da entrambe le parti, sia da chi lo tiene, per chi lo tiene, sia per chi lo riceve. Quindi questo è in primis la cosa che ci tengo a sottolineare. E quindi è un'occasione per me veramente per mettermi in gioco, per guidare le persone dal vivo. Lungo questa, siamo ormai a ridosso dell'equinozio, possiamo usare questi termini, lungo questa discesa agli inferi, che non è nulla di spaventoso in termini di danteschi. Esatto, non è nulla di spaventoso in termini di punizioni, di cose, eccetera. Qualcosa che può destabilizzare sicuramente, che può lasciare un po' interdetti talvolta, meravigliati, o comunque innescare una riflessione, però è qualcosa fondamentalmente di necessario, perché prima o poi tutti ci troveremo e ci troviamo o ci siamo trovati ad intraprendere una discesa agli inferi. È stato proprio questo quello che mi ha portato ad iniziare questa ricerca, proprio perché credo di aver fatto diverse discese agli inferi nel corso della mia vita, tutte in maniera inconsapevole, perché poi appunto durante il percorso capiremo cosa si intende con discesa agli inferi, con catabasi, eccetera. Però un conto è appunto quando ti ritrovi catapultato lì e non sai dove aggrapparti, un conto invece è quando ci scendi in maniera consapevole proprio per andare alla scoperta di quei lati della tua strega più nascosti, più messi in ombra, più feriti, se vogliamo, ed iniziare quello che è un processo, uso questo termine perché non ne trovo uno migliore, ma non prendetelo in maniera letterale, iniziare quello che è un processo di guarigione, ma non una guarigione clinica, non una guarigione medica, non una guarigione da quel punto di vista, ma un'integrazione, ecco, diciamo, per dirla in termini junghiani, Jung ci parla appunto di integrazione dell'ombra, quindi un'integrazione di quelle parti di noi che magari abbiamo
messo da parte o che sono state ferite o che hanno bisogno di essere perdonate, reintegrate, abbracciate, coinvolte, conosciute, perché tante volte conosci. Che poi le temi, invece, le temi. Dietro quella parte c'è un tuo grande talento. Esatto. Veniamo anche da un retaggio culturale che ci fa dire, oh mamma mia, che sto a fare, questo è peccato. Voglio dire, non è che lo diciamo proprio in questi termini così, ce l'abbiamo insito però, però effettivamente sono certa che la stragrande maggioranza delle persone, ma se faccio una roba del genere io ho paura, cioè fin dei conti sarà tipo una forma di peccato, una sorta di peccato, quando invece è una grandissima presa di consapevolezza sulla propria vita. È una grande benedizione, è un grande dono che possiamo fare a noi stessi e a noi stesse fondamentalmente. Sì. E quanta sicurezza può apportare poi nel quotidiano una pratica così profonda? Porta tanta sicurezza, io mi sento di dare questo mio piccolo contributo umile a... ho ancora moltissimo da fare, però devo dire che poi tutto il mio percorso, e l'ho fatto con dee orientali, la Dakini Nera, Troma, quindi ho lavorato tanto con Troma, quindi voglio dire, mi ha smembrato tanto, e tutte le volte che faccio la pratica con lei, nonché con le cinque Dakini, c'è da lavorare sempre, quindi non si finisce mai di lavorare, no? Però quello che voglio dire, cosa porto nel quotidiano? Porto tanta consapevolezza e quella rettitudine che mi viene data dal mio percorso è data dalla mia autostima, quindi prendo consapevolezza che quello che dico non è fonte di pazzia o d'esaurimento nervoso o di depressione, o, insomma, non mi giudico neanche tanto più di quanto invece avrei fatto, e vuol dire tanto, cioè se io dico una cosa non mi devo fare proprio sempre il problema, ho detto la cosa giusta, ho fatto la cosa giusta, insomma, poi alla fine i miei 44 anni ci sono comunque arrivata, erano 100 passo, cioè 200 milioni di anni, insomma, il mio percorso anche di studi l'ho concluso anche bene, quindi voglio dire, poi tutto sommato, il mio lavoro ce l'ho, quindi tutto sommato proprio una frana non sono stata. Diciamo a livello sociale, poi per altre cose... Diciamo che è un questo percorso. Per dire che il percorso l'una oscura, io personalmente lo faccio. Io pure. Ci saremo naturalmente lo facciamo. Le tre streghe. Ovvio. E diciamo per apportare sempre più consapevolezza, ma proprio il piacere di farlo per apportare sempre più consapevolezza, che noi facciamo tante cose, però... Sì, però questo ci teniamo, almeno io per quanto mi riguarda ci tengo particolarmente, un po' perché ho lavorato già insieme a te, gli incontri che abbiamo avuto sono stati magnifici, ma soprattutto perché ho visto che più riesco... più faccio questi percorsi, più incontro e integro quella parte di me, più divento leggera. E quindi la mia leggerezza, cioè più entro, vado giù e paradossalmente più le radici scendono e più riesco a volare. È detta, ridetta, però proprio sentirla sulla tua pelle, sulle tue cellule, sentire che stai diventando un albero nell'universo. E quindi sei connessa al cielo così in terra, ti rende tutto più leggero. E la vita, il quotidiano, diventa più leggero, perché poi noi abbiamo smesso di essere maghi quando eravamo molti di noi, quando erano bambini. Invece è proprio quella magia che ti rende la vita magica ancora di più, che giochi, ti diverti. Quindi ti trovare proprio quella parte bambina, certo, che ne sa, Perché noi poi diciamo, il bambino non sa, è il bambino che sa, il bambino interiore che ti tira fuori tanta roba. E questo è magnifico. Cioè, e poi siamo tre, ci staminiamo, ma che volete? Si mangia, si beve, si balla, ci divertiamo. Per chi non sa, a Reminiscenza si mangia sempre. Cioè, sì. Chiunque viene, i nostri operatori inclusi, sanno che di là c'è il frigorifero, che c'è il tavolo. E si mangia. E si trova sempre qualche cosa. Curatissimi da Reminiscenza proprio, guarda. Allora, una cosa che ci tenevo a dire anche è che proprio per chi decide di intraprendere questo percorso, che è fondamentale però per un percorso del genere, cioè non potete fare quello che facevo io da adolescente,
non potete solo teorizzare sulla, sulla Dea Oscura. Questo è un percorso che va ci si deve proprio sporcare le mani, ci si deve mettere in gioco. Questa probabilmente è la parte più spaventosa. Bisogna avere il coraggio di accettare la sfida e di dire, nel momento in cui si decide di frequentare questo percorso, ok, non sono uno spettatore passivo della mia vita, ma sono protagonista della mia vita, sono protagonista della mia discesa. Vado, faccio un atto di fede, in questo caso, come il numero 9, come l'eremita che Jodorowsky dice, vai con Dio, in questo caso vai con la Dea Oscura, solleva la lanterna e inizia a camminare nella... lungo il sentiero della Dea Oscura, però bisogna farlo, perché altrimenti non si riesce effettivamente a realizzare l'esperienza e a viverla appieno e a ricevere quelli che sono i doni di questo cammino. Esatto. La prima data è il 24 settembre, Amy. La prima data è il 24 settembre, giornata che sarà scandita in due momenti, perché ci sarà la mattina, quello che io chiamo incontro zero, che fondamentalmente è un'introduzione proprio al lavoro con la Dea Oscura, che è aperta, che è diciamo un po' distaccata da quello del dal percorso, perché questo incontro zero in realtà può essere frequentato anche da curiosi che magari sono ancora indecisi se frequentare o meno tutto il percorso, oppure da persone che vogliono solo conoscere questa lezione introduttiva, eccetera, quindi si può venire a reminiscenza e si frequenta la mattina del 24 dalle 10, mi sembra, questa prima parte teorica, fondamentalmente, dove appunto si scoprono un po' di cose sulla Dea Oscura. Il pomeriggio, invece, inizia il percorso vero e proprio, inizia il primo incontro, quindi se qualcuno ancora è indeciso, potrà iscriversi anche il 24 stesso, magari se viene a seguire il primo incontro, l'incontro zero, e poi decide di frequentare il pomeriggio, eccetera, lo può fare tranquillamente. E dal pomeriggio del 24 inizieremo la nostra discesa a tutti gli effetti. Un incontro al mese, un sabato al mese, dalle 15 alle 19 circa, ogni sabato precedente la luna nuova, perché questi sono lavori che si fanno generalmente in novilunio o in luna nera, e ci saranno appunto sia la parte teorica che la parte rituale. Un incontro prevederà questa cosa, e per ogni partecipante poi ci sarà del materiale PDF che verrà inviato via mail, di modo da poter continuare poi per tutto il mese una serie di pratiche, una serie di esperienze, eccetera, eccetera. Certo, c'è una persona, sì, che chiede se il corso è solo in presenza. No, il corso non è solo in presenza, il corso è alla sua seconda edizione online. Se siete a Roma, io vi dico, se potete, anche questo fa un po' parte del riconciliarsi con la propria strega interiore, concedersi del tempo, concederle del tempo. E quindi se riuscite a ritagliarvi un sabato pomeriggio al mese per venire in presenza da reminiscenza e frequentare il corso in presenza, io vi dico, fatevi questo dono, proprio perché anche lo staccare tutto e dedicarvi solamente a voi stessi o a voi stesse per qualche ora, una volta al mese, non crolla il mondo, i figli si arrangeranno, si prepareranno un pasto surgelato una volta al mese, non succede niente. Quindi se potete, fatevi questo dono. Altrimenti, se proprio non potete, sì, c'è il percorso online che parte uguale fra qualche giorno, il 21. L'unica cosa è che per quello le iscrizioni in realtà sarebbero già chiuse al 31 di agosto, ma ho lasciato, dato che c'era molta richiesta, la possibilità di iscriversi fino al 15 di questo mese. Quindi se qualcuno per motivi magari non ci guarda da Roma o non ha tempo e vuole frequentarlo online, se mi scrivete sui canali dell'Almanacco, Instagram o Facebook, se siete interessati all'online, c'è ancora possibilità. Certo.
Dai per caso la possibilità di recuperare un incontro qualora le persone in presenza non possano venire e però hanno scelto di seguire tutti gli incontri? Assolutamente sì, il modo è sempre attraverso l'online in questo caso, quindi chi non dovesse riuscire, chi decide di frequentare in presenza, ma magari quel giorno c'ha la febbre, oppure c'ha il matrimonio, oppure semplicemente c'ha l'impegno di lavoro che non si può spostare, recupererà quella lezione attraverso la modalità online, quell'incontro attraverso la modalità online, ricevendo ugualmente tutto il materiale e tutte le nozioni che caratterizzano ogni incontro. Bene. Okay. Allora, se qualcuno vuole fare qualche domanda a Emiliano, noi abbiamo ancora un po' di momenti, quindi via alle telefonate. Alle telefonate. Alle domande, così vai, abbiamo l'opportunità di metterti... Okay. Quindi l'evento è già pubblicato sulla nostra pagina Reminiscenze e sull'Almanacco delle Streghe. Ci sono già tutte anche le date indicate. E sì, le informazioni necessarie, i contatti per iscriversi e quant'altro. E niente, vediamo se qualcuno vuole nel frattempo. Nel frattempo che arrivano le domande, diciamo una cosina giusto al volo. Allora, Reminiscenza si trova in via di Tor Vergata 180, zona Tor Vergata, quindi ci troviamo nella zona sud, subito sotto Frascati, proprio quasi a fianco alla facoltà di economia. Quindi una volta che si arriva alla facoltà di economia dell'Università di Tor Vergata, noi ci troviamo praticamente a 100 metri, sullo stesso lato della strada, molto semplice, molto molto semplice, c'è possibilità di parcheggiare, qui davanti ci passano 4 autobus, qualora 4 autobus non passano, tranquilli che andiamo a chiappare un autista di fronte, perché abbiamo le scope, perché siamo di fronte al deposito dell'ATAC, quindi eventualmente, qualora c'è lo sciopero, non c'è problema, un autista lo andiamo a pissare di botte, lo portiamo, cioè, no, adesso mi porti alla Nannina. E lì siamo a 2 chilometri dalla Nannina, quindi e ci troviamo tra 2 metro, metro C Torre Angela, metro A Nannina, quindi ci troviamo in un posto che è periferico, sono d'accordo, però molto ben servito, Ha aggiornato il navigatore satellitare della Scopa ultimamente, quindi sistema bene tutte le poi in genere abbiamo le scope parcheggiate. Saluto mia mamma che dice siete bellissimi tutte e tre, uno scarafone, è bella mamma. Tieni, pubblichiamola. Normale mamma, che mamma dice siete bellissimi tutte e tre, perché... Che poi ovviamente del consiglio direttivo di Reminiscenza. Che nel consiglio direttivo di Reminiscenza. Onoriamo quindi... mamma. Mi ricordo se è la vice segretaria. La segretaria. Allora, diciamo che domande in questo momento non ce ne sono. Ok. Spero che sia perché sia stato abbastanza chiaro ed esaustivo nel... Presumo che sia per questo. Presumo che... Sì. Qualunque cosa diciamo scrivete anche... Che gli incontri comunque con Reminiscenza ci sarà anche qualcosa di extra, oltre al... dal vivo, certo, eccetera. Soprattutto il mese di novembre sarà abbastanza movimentato, con un paio di celebrazioni che presto verranno pubblicate. 2-7 così, no? Non sappiamo ancora in che cosa ci inventiamo, poi ci penseremo. E poi c'è anche per questa, forse per febbraio, marzo, un'altra piccola cosa che stay tuned, diciamo così. Stay tuned. Allora, dunque, siamo così, quindi noi vi salutiamo a tutti quanti presenti e che ci vedranno in un secondo momento. Salutiamo Emiliano, grazie mille a voi e ci guardate. E ultima cosa, ci sono un paio di operatori e operatrici che sono anche tue grandi amicizie, tipo WeChannel, no? Se lei ha piacere a venire, c'è posto anche, cioè, assolutamente io le do la mia ospitalità, no, ma più che altro ospitalità per dormire, perché io abito qua, quindi voglio dire, mi farebbe piacere, insomma, dire pure la via. Grazie mille. Dire pure la via. Non dico la via, dopo l'ammiratori sotto, quindi, insomma, sai che
Un bacio a tutti. Sono una persona discreta. E buona serata. Grazie ragazzi, ciao. Un abbraccio, ciao, ciao Anas, grazie. Ciao. A presto. Ciao ragazzi, ciao a tutti, ciao Emi.